Una soluzione definitiva per tante abitazioni non ancora allacciate alla rete fognaria sono i benefici del radicale intervento che ha preso il via oggi con il primo step a Nocera Superiore tra Via Indipendenza e che rientra nell'accordo di programma Ministero-Regione-Ente Idrico Campano per un importo di 6 milioni di euro. Il primo tratto interessato dai lavori per un importo di 2 milioni e 300 mila euro va da Via Indipendenza fino a Via Gloria a settembre. Invece si procederà con i lavori per 3 milioni e 700 mila euro a Cupa Mileto e Cupa Sorvello una volta completate le procedure espropriative. In attesa di avviare sempre con l'ente idrico campano i lavori di adeguamento, insieme ai rappresentanti dell'ente e di Gori, è stato avviato questa mattina ufficialmente il cantiere della prima tranche di tracciato della nuova rete fognaria. Noi poseremo 3,6 km di condotta fognaria per servire 2.600 abitanti di questa zona. È un ulteriore intervento nell'ambito del grande programma Energie per il Sarno, con l'obiettivo sempre di migliorare il servizio ambientale in questo territorio e risanare il fiume Sarno. I Gori in questi anni, insieme all'ente idrico e alla Campania, sta investendo risorse con una serie di interventi che hanno appunto questo obiettivo: ridare al territorio una risorsa preziosa qual era il fiume. Questo, la sinergia degli interventi è scontata. Poi sul comune di Nocera è previsto anche altri interventi sulla rete idrica nell'ambito del bando React-EU per la riduzione delle perdite, che è l'altra sfida importante di questi anni, perché la tutela della risorsa si fa battendo gli sprechi e garantendo un servizio di fognatura e depurazione adeguata, che poi è la nostra missione. L'obiettivo che ci diamo è importante e quindi quel sacrificio poi sarà ripagato sicuramente. Finalmente, dopo tanti decenni di mala gestione, di abbandono, di trascuratezza rispetto a quelli che erano i temi ambientali, la Regione Campania, stimolata dall'ente idrico campano, ha messo in campo un progetto gigantesco per risolvere le criticità legate al sistema fognario e depurativo dell'intero bacino idrografico del fiume Sarno. Questo è uno degli interventi, si tratta di revampizzare opere ammalorate che erano state fatte e abbandonate durante la gestione del generale Iucci. Si tratta di costruire nuovi tratti di collettori fognari, si tratta di migliorare le performance degli impianti di depurazione, perché noi abbiamo un dovere fondamentale, quello di dare alle generazioni future il fiume Sarno come era in origine, che porta acqua naturale, acqua pulita al mare, e ci permette poi di recuperare l'intera linea di costa come risorsa economica fondamentale per la Campania. Non ci possiamo permettere di avere il mare inquinato. Il turismo del mare è un turismo importantissimo che crea prospettive di sviluppo per le generazioni future, e noi abbiamo il dovere di consegnare a loro un ambiente quanto più puro possibile. Parliamo di un importante investimento che siamo riusciti, in accordo con l'ente idrico campano, a portare sul territorio di Nocera Superiore, che prevederà l'allaccio fognario e l'estendimento per le zone da Via Indipendenze, quindi da Cupa Belvedere fino a Camerelle. Sarà diciamo, un intervento radicale che consentirà a tanti nuclei familiari di allacciarsi per la depurazione, e in questo modo noi tuteliamo l'ambiente, perché noi riteniamo che l'ambiente si tutela con le opere, con le infrastrutture, non dicendo no, ma lavorando per realizzare e come dire, sostenere in questo modo la riqualificazione dei nostri territori.